Logos Web Radio. Un saluto a tutti da Blogos Web Radio. Il 20 novembre scorso, in occasione del ventennale della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, gli assessorati alle politiche sociali e alle politiche educative del comune di Casalecchio di Reno hanno promosso Mondo fa rima con noi. In collaborazione con Percorsi di Pace si è tenuta l'iniziativa Le possibilità del bello, il diritto dell'esperienza artistica tra necessità espressive e ricerca estetica. Alessandro Bergonzoni è intervenuto parlando dell'esperienza della Casa di Risvegli Luca De Nigris, associazione Onlus con la quale collabora da molti anni. L'intervista è a cura di Giusy Gullo. Lei è da anni sostenitore della Casa dei Risvegli, quindi sostiene la possibilità di uscire dal coma. Ho letto in un suo editoriale sul caso Englaro un punto nel quale lei dice che siamo tutti in coma, siamo noi in coma da una vita. Crede sia possibile in questo stato di passività in cui si trova la società di oggi un risveglio della società? Come ho detto nell'incontro, è possibile tra generazioni. In questo momento va solo seminato il terreno, non si può fare altro, non si può ottenere una bonifica in questo momento, si può progettare una bonifica e ottenere tra 50 o 60 anni qualche cosa di modificato. In questo momento assolutamente no, perché è proprio chiuso l'ambiente del cambiamento. Non si può cambiare una società dove il corpo è fatto di un tipo solo di corpo, dove la mente è fatta solo di un tipo di mente, la religione è fatta solo da un tipo di religione, la malattia è una cosa da combattere, non da interpretare, da darne un valore. Ho parlato della medicina germanica di Hammer, ho parlato della medicina cinese, ho parlato dell'antroposofia. Quando tutte queste teorie, queste dottrine, queste scienze portano allo scontro, quale tipo di risveglio ci può essere? Quello personale, certo, ed è l'inizio per il grande risveglio, cioè cominciare a scendersi in piazza, la piazza interiore, il governo interiore, il Parlamento interiore, per poter andare verso l'idea che possano esistere migliaia di corpi diversi dal nostro, migliaia di tipi di vite diversi dal nostro, abbattendo le nostre paure, e se non si riesce ad abbattere, lasciando però a chi non le ha la possibilità di raccontare un'altra vita. Però in realtà il cambiamento sembra esserci, solo che sembra esserci in negativo, non sembra ci sia un'evoluzione, ecco, in questo se senso. Poi, giustamente come dice lei, arriviamo a pensare anche al cambiamento in peggio, io posso dire che non mi fate dire una frase esagerata o retorica o esageratamente retorica, livelli di questo genere era tanto che non si raggiungevano, quindi non solo io, anch'io non noto un cambiamento o una metamorfosi, ma noto un'implosione e una desertificazione maggiore. Non escludo che però questo sia il famoso fondo dal quale a tocco di piede si risalga, ma secondo me ne rimarranno molti stesi sott'acqua. Come in questo momento economico di cui tutti sappiamo e vogliamo conoscere la crisi, c'è già chi galleggia il morto, chi anche nella ricerca interiore e nel cambiamento antropologico stiamo assistendo a un po' di feriti qua, a un po' di zombie che si muovono così, a case distrutte. Questa metafora mi serve per dire che da Casa Englaro fino agli omicidi dentro le carceri, significa che manca una struttura d'anima, non una struttura politica. La struttura politica è il risultato di quel buco che ha creato la mancanza d'anima. E quando parlo di anima vorrei risottolinearlo, non parlo di religiosità, parlo di spiritualità, quindi non parlo della Chiesa, che sicuramente ha una potenza di spiritualità oltre che ha un valore terreno e temporale esagerato, ma io parlo anche di una parte spirituale che ognuno di noi ha e che tristemente vedo apparire solo nei moribondi, malati, malati gravi, feriti, in tempo di guerra. Io trovo che sia un po' violento, questo sì, doversi rapportare con l'altrove, con l'oltre, solo a condizione di dramma. È un po' come interessarsi al tema della pena di morte solo se si delinque. Io credo di essere interessato al tema della pena di morte anche se non ho un figlio che ha sparato in faccia a nessuno o se io non sono stato in galera per 50 anni.
Bene, un'ultima domanda. Lei ha parlato di che il coma non bisogna soltanto sconfiggerlo, ma bisogna ascoltarlo. Tradurlo, leggerlo. Ogni malattia è un'evoluzione, per noi è una punizione, perché certe religioni e certa scienza ci hanno insegnato che bisogna combattere. Il cancro va debellato, ma certo che qualcuno vuole, che ognuno di noi vuole uscire da questa condizione di malattia. Il tema è, ci diamo un'occhiatina comunque che significato ha un cancro, qual è il valore della malattia, qual è la ricerca che ci chiede, lo vogliamo fare, interessa qualcuno? Secondo me all'oncologia ufficiale, al mondo della medicina assai poco, al mondo dell'antroposofia, dell'antropologia già un po' di più, ai filosofi interessa tanto, ma in un'epoca in cui, con tutto rispetto per le case farmaceutiche, che io rispetto perché uso i loro materiali il meno possibile, eccetera. Però il monopolio e il dogmatismo di un certo tipo di scienza, di un certo tipo di medicina, di un certo tipo di sapere, io non lo accetto più, non lo posso più pensare nel 2010, dove abbiamo scoperto che a miliardi di chilometri da noi le galassie, eccetera, e non riusciamo a capire dentro il nostro corpo che ci sono altre galassie, altre geografie, altre storie. Questo non l'accetto più. C'è un tema di paura e di perdita di potere. Qui quando i medici o certi medici o certa scienza si renderà conto che la salute non è proprietà di una squadra, non è come la Juve contro il Milan che io devo battere te, ma tutto il campionato è una squadra sola, quando questo verrà capito credo che saremo, come ha detto lei, verso un'evoluzione. Adesso già vedo poche rivelazioni, vedo molta rivoluzione, non riesco a vedere ancora evoluzione. Grazie mille. Buon lavoro, grazie delle domande, perché finalmente non sono domande giornalistico-cronachistiche, ma mi ha chiesto delle cose. La ringrazio vivamente. Buon lavoro. Arrivederci. L'intervista è stata realizzata da Giusy Gullo. La parte tecnica è curata da Giulio Ferrante, che vi saluta dai microfoni di Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.